Era il 97 quando Assemblea Teatro per la prima volta mise in scena lo spettacolo Una goccia di miele da un giorno di fiori, tratto da alcuni dei tuoi testi. E Renzo Sicco, direttore artistico e regista dello spettacolo, racconta che continuamente gli chiedevi: ma io cosa c'entro con il teatro? Però da allora molto è cambiato. Forse si può dire che lo spettacolo dal vivo per te sia diventato un linguaggio sperimentato. Beh, intanto a me piace il teatro, mi piace proprio come forma, da spettatore. La considero la forma d'arte più democratica e immediata possibile. Non c'è bisogno neanche di prendere un pezzo di carta. Si sale sopra una quattro assi in croce e si può raccontare, mettere in scena il fatto del giorno, per esempio. Dunque, a me piace il teatro e tutte le volte che qualcuno mi chiede di mettere in scena, di portare in scena delle mie pagine, io dico sempre di sì. Non voglio, e non voglio nessun compenso per questo, perché penso che il teatro sia la cosa, vada lasciato libero, vada fatto, il più possibile a costo zero, quanto per quello che riguarda i diritti d'autore. E poi mi piace che lo facciano in tanti. Allora ci sono diverse persone, diverse compagnie, anche di vario tipo, amatoriali e non amatoriali, che mettono in scena una mia cosa. E qui io non do mai l'esclusiva, la possono fare tutti. E questo mi piace. Quando Renzo mi ha chiesto di mettere in scena delle mie pagine, ho detto sì, ma io che ci vengo a fare là? E ci sono andato a fare lo spettatore. E poi, siccome già altre persone usavano delle mie pagine, le portavano fuori dai libri per metterle in scena, e a me questo piace. Piace tutte le volte che si prende una pagina, la si estrae da un libro e la si porta in giro a pigliare un po' d'aria fuori invece di stare chiuso là dentro, e metterle la voce, darle dei corpi che la pronunciano. Questo è bello, proprio una bella cosa. Allora, capitava appunto che Marco Paolini, Gian Maria Testa già usavano delle mie pagine mie, e così all'improvviso hanno deciso di invitarmi a salire con loro su quel ballatoio. Sei salito sul palcoscenico appunto per la prima volta con Marco Paolini e poi non sei più sceso. No, io scendo sempre. No. Sono fatti per questo i palchi. Uno sale e si scende, non c'è una. Non è diverso dal monumento, il palco. Però ci sei risalito più volte. È come se avessi trovato forse nel teatro una delle case possibili per i tuoi racconti. Ma no, io faccio lì la stessa cosa che faccio per iscritto, racconto delle storie. Nel caso del teatro ci metto anche la voce e le mie quattro ossa davanti, ma insomma non sono un attore, non sto interpretando una parte, non sono utile a questo. Invece come raccontatore, anche oggi insomma, con Mauro Corona qui al Salone del Libro, mi metterò a raccontare e lui farà lo stesso. Senti invece, ma con Chisciotte e gli Invincibili sei poi diventato sia autore che interprete. Come cambia il ritmo dal scrivere per la parola scritta e invece per la parola agita, quella detta? Ma intanto la parola mia è una parola orale. E le frasi dei miei racconti non sono più lunghe del fiato che ci vuole a pronunciarle. Così, per me, prima di tutto, è un racconto orale. Quindi non faccio altro che spostarlo dal silenzio della pagina alla rappresentazione, al racconto a viva voce. Quindi per me non c'è nessuna distanza, anzi c'è una vicinanza. E il peso della farfalla, il tuo ultimo lavoro che è già in testa a tutte le classifiche, adesso è anche uno spettacolo teatrale di Assemblea Teatro. Sono riusciti a raccontare quello che tu definisci il così? Mi risulta di sì, dalle reazioni delle persone che hanno visto lo spettacolo mi risulta di sì. Quindi, lasciando perdere le mie impressioni di spettatore occasionale, insomma, il risultato a quello che sembra, insomma, è che insomma, Renzo Sicco ha una vecchia tradizione, vecchia esperienza, vecchia intimità con le mie pagine, quindi sa come fare. Ti faccio una domanda che ti farebbe Meldolesi, uno storico del teatro che è mancato non poco tempo fa, che diceva che Napoli è una città teatro. Quanto conta la tua teatra il fatto di essere napoletano nel. La considero un'agevolazione, sì, un vantaggio sleale.
perché quello è un posto dove tutte le persone, per motivo di compressione fisica dentro un ambiente molto stretto, sono stati costretti a precisare la loro voce, la loro caratteristica, il loro modo di pronunciare le cose e di farsi intendere. Anche la mimica, la gestualità fa parte di questo bisogno di spingere le parole in mezzo agli altri. Napoli è una città che possono parlare 10 persone in un crocchio insieme, contemporaneamente si capiscono tutte. Mentre quando vado vedo in televisione che due si parlano l'uno sull'altro, nessuno capisce niente, perché mi sembra un regresso, un analfabetismo, insomma. Se andassero a scuola a Napoli possono parlare 10 insieme e si capiscono. E dunque questo aiuta, questo è un vantaggio forte. Poi quella è una città che ha prodotto teatranti. Napoli brulicava di teatri come la Varsavia Yiddish. Senti, invece per chiudere, così poi ti lasciamo a Corona e alla vostra montagna della memoria, hai dichiarato di non amare molto il cinema, però poi hai recitato in un film, L'Isola, che è andato anche a Cannes. Beh, recitato, insomma, avevo dato una mano alla regista per la sceneggiatura, c'erano delle parti infantili che lei voleva scritte da me. Così le ho dato una mano e poi lei mi ha chiesto il favore di fare una piccola parte molto simile, insomma, a me stesso, cioè un detenuto di Favignana, un posto dove la mia generazione politica ci ha passato un sacco di tempo, insomma, si è fatta venire i capelli bianchi e dunque era una cosa abbastanza naturale, ma è un favore che ho fatto. Ho una diffidenza nei confronti del cinema, perché il cinema ruba l'immaginazione del lettore. Il lettore, quando legge una pagina, se la allestisce, se la sente la voce, immagina la figura, gli ambienti. Il cinema gli sbatte sopra il naso quella sua versione definitiva del così deve essere, no? E allora, per esempio, se io mi metto a leggere le pagine del Gattopardo oggi, non posso togliermi davanti al naso il faccione di Burt Lancaster che fa il principe di Salina, insomma, ha fregato il cinema. Va bene, grazie mille.